Sono venuti in tanti, VIP e ammiratori al cimitero cattolico di Roma a portare l'ultimo saluto ad Andrea Camilleri, lo scrittore intellettuale siciliano morto il 17 luglio, 93 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore di molti italiani. Chi è andato di persona al cimitero di Testaccio non ha assistito ad una cerimonia, ma si è trovato davanti la tomba del maestro ricoperta da un manto di fiori colorati e sovrastata da un'enorme corona di anturio bianchi e rossi. Tra i tanti ammiratori dell'autore di bestseller, ma anche drammaturgo e regista, è intervenuta l'attrice Simona Marchini. Mancherà la sua voragine di vuoto, perché non era solo un intellettuale, come erano poi certi personaggi, era un umanista, cioè era un uomo che teneva conto della vita e della vita degli altri, quindi c'era dentro nel suo pensiero, come quello di quelle generazioni, un'idea di comunità, di socialità. La pensa allo stesso modo l'attore Michele Riondino. È il valore umano che dobbiamo continuare a mantenere vivo, perché il ricordo di Andrea deve essere quello di una persona, di un cittadino piuttosto che di un artista. Presente anche Laura Boldrini e Ida Carmina, sindaca di Porto Empedocle, città che ha dato i natali ad Andrea Calogero Camilleri il 6 settembre del 1925. Nel giorno di San Calogero cosa farete? Noi faremo, intanto lo stiamo programmando come evento, un evento celebrativo, intanto con spezzoni della sua vita, ma ancora mi sono sentita con Andreina, la figlia, per organizzare insieme qualcosa, ma intendiamo istituzionalizzarlo proprio, come dedicarlo a questo grande, recuperare anche questo scambio. Pensate che in questo piccolissimo posto c'è la scuola elementare frequentata sia da Luigi Pirandello che da Andrea Camilleri. Il cimitero cattolico, detto anche degli inglesi o dei protestanti, ospita le tombe di Antonio Gramsci, Carlo Emilio Gadda e dei poeti britannici John Keats e Percy B. Shelley, tra le più note. La tomba del papà del commissario Montalbano ha trovato ora spazio nella zona 3, riquadro 1, fila 1.